Mention that? Hey, that is the bird. I have never seen one up close, but this is the bird. Una delle cose che ripeto più spesso ai miei studenti che non si sentono sufficientemente confident o ad un livello sufficientemente alto è quella di partire da un livello leggermente inferiore. Ugualmente, se non forse più divertenti, i cartoni animati di oggi fanno veramente divertire tutta quanta la famiglia. E quale occasione migliore se non quella di organizzare una serata un po' diversa in compagnia dei nostri figli, nipotini o magari dei nostri amici, se non quella di guardare insieme un cartone animato. E quello che vi presento oggi è emozionante, a tratti commovente e fa scompisciare dal ridere. Sto parlando di Up, cartone animato della Disney Pixar, che è diventato subito un grande classico nonostante sia uscito solamente nel 2009 e si è portato a casa ben 2 premi Oscar. Come dice Silvana Busacca, imparare l'inglese attraverso scene di film o di cartoni animati non è solamente super divertente, ma soprattutto ci aiuta a memorizzare moltissime espressioni o tempi verbali in maniera molto più facile. E questo perché essi saranno inseriti in un contesto che ci sta facendo emozionare, che ci sta facendo provare delle emozioni. Quindi la lingua diventa qualcosa di vivo, non rimane solamente scritta e impressa su un noioso libro di grammatica. Questo e mille altri sono i motivi per cui tu adesso dovresti iscriverti a questo corso gratuito di inglese, dove, senza che tu ti renda conto, ti insegnerò tantissime nozioni inglesi, rendendole più accessibili e divertenti. Hey. You were talking to a rock. Hey, that one looks like a turtle. Look at that one. That one looks like a dog. Oh, it is a dog. What? We're not allowed to have dogs in my apartment. Hey, I like dogs. We have your dog. Whoa. Wonder who he belongs to. Sit, boy. Hey, look, he's trained. Shake. Uh-huh. Speak. Hi there. Did that dog just say hi there? Oh, yes. Brah! My name is Doug. I have just met you, and I love you. My master made me this collar. He is a good and smart master, and he made me this collar so that I may talk. Squirrel! My master is good and smart. It's not possible. Oh, it is, because my master is smart. Cool. What do these do, boy? Hey, would you go de acuerdo contigo? I use that collar. Watashiwa hanashima. To talk with, I would be happy if you stopped. Russell, don't touch that. It could be radioactive or something. I am a great tracker. My pack sent me on a special mission, all by myself. Have you seen a bird? I want to find one, and I've been on this scent. I am a great tracker. Did I mention that? Hey, that is the bird. I have never seen one up close, but this is the bird. May I take your bird back to camp as my prisoner? Yes, yes, take it. And on the way, learn how to bark like a real dog. Oh, I can bark. And here's howling. Can we keep him, please, please, please? No. But it's a talking dog! It's just a weird trick or something. Let's get to the fall. Guardiamoci la scena di Up. Hey. You were talking to a rock. We're talking to you. In questo caso abbiamo il verbo talk coniugato al past continuous. Il past continuous è un tempo verbale che va a descrivere un'azione in corso di svolgimento nel passato che però si è conclusa. Come si forma il past continuous? Abbiamo il verbo essere coniugato al past simple. Vi ricordo che ha 2 forme, e cioè was e were, quindi in base al soggetto selezioneremo quella corretta, e successivamente avremo il verbo principale alla forma ing, come per esempio nella frase I was thinking about her last week.
I was thinking about her last week. Se hai dubbi su come costruire i verbi alla forma ing, vai subito a rivederti la mia lezione sul present continuous, perché può presentare diverse irregolarità. Piccolo e veloce suggerimento. Impara il verbo talk accompagnato dalla preposizione to, perché molto spesso li troverai insieme. Come per esempio nella frase I'm talking to you, I'm talking to you. Come esattamente Russell sta dicendo in questa frase nella scena di Up. You were talking to a rock. Hey, that one looks like a turtle. Look at that one. That one looks like a dog. Look like. Look like significa assomigliare nell'aspetto fisico. Come esattamente in questo esempio. In forma neutra, look like, quando infatti è accompagnato dal soggetto it, può significare sembra che, pare che. Come nella frase It looks like we have to cancel our holidays. It looks like we have to cancel our holidays. Non dimenticarti la S, è una terza persona singolare. Look like è un verbo che troviamo in una famosissima canzone natalizia. It's beginning to look a lot like Christmas. Vi ricorda qualcosa? Oh, it is a dog. What? We're not allowed to have dogs in my apartment. Allow. Allow è un verbo, significa permettere, e lo si usa quando si vuole permettere a qualcuno di fare qualcosa. In questo contesto abbiamo il verbo allow alla forma passiva. Quindi abbiamo be allowed to, letteralmente essere permessi a. E quindi possiamo tradurlo con il nostro avere il permesso di. Be allowed to viene accompagnato da una forma infinita del verbo. Con questa frase Russell, il ragazzino scout, vuole specificare che lui non ha il permesso di tenere un cane nel suo appartamento. Hey, I like dogs. We have your dog. Whoa. Wonder who he belongs to. Wonder, wonder. Wonder è un verbo che in italiano può presentare due traduzioni possibili. Può significare chiedersi, quindi può essere tradotto con un verbo anche in italiano, ma può essere tradotto anche con un avverbio in italiano, e cioè chissà. I wonder if wine can be made from cherries. I wonder if wine can be made from cherries. Chissà, mi chiedo. In questa scena, in questo pezzo del cartone animato, il signor Carl, nel dire questa frase, fa una cosa che molti madrelingua fanno spesso con la parola wonder, e cioè elimina il soggetto. Diciamo che lo dà per scontato. La frase infatti suonerebbe I wonder. Eliminare il soggetto non è corretto grammaticalmente, quindi a scuola non fatelo, però è molto probabile che in madrelingua lo facciano nel loro parlato comune. Belong to, appartenere. Quando una cosa ti appartiene, puoi dire che it belongs to you. Come per esempio, this mobile phone belongs to me. This mobile phone belongs to me. Sit, boy. Hey, look, he's trained. Shake. Uh-huh. Speak. Hi there. Did that dog just say hi there? Oh, yes. Bruh! My name is Doug. I have just met you and I love you. Doug. In questo contesto, Doug è il nome del cane parlante, però è anche un verbo in inglese, e cioè il past simple irregolare del verbo to dig. E quindi scavare. Scavare è una cosa che ai cani piace molto, no? My master made me this collar. He is a good and smart master and he made me this collar so that I may talk. Squirrel! Master. Master significa padrone del cane. Hey. You were talking to a rock. Hey, that one looks like a turtle. Look at that one! That one looks like a dog! Oh! It is a dog! What? We're not allowed to have dogs in my apartment. Hey, I like dogs! We have your dog! Whoa! Wonder who he belongs to. Sit, boy! Hey, look, he's trained! Shake! Uh-huh. Speak! Hi there!
Did that dog just say hi there? Oh, yes. Brad! My name is Doug. I have just met you, and I love you. My master made me this collar. He is a good and smart master, and he made me this collar so that I may talk. Squirrel! My master is good and smart. It's not possible. Oh, it is, because my master is smart. Cool. What do these do, boy? Hey, would you throw that cuerdo contigo? I use that collar. Watashiwa Hanashima. To talk with, I would be happy if you stopped. Russell, don't touch that. It could be radioactive or something. I am a great tracker. My pack sent me on a special mission, all by myself. Have you seen a bird? I want to find one, and I've been on this scent. I am a great tracker. Did I mention that? Hey, that is the bird. I have never seen one up close, but this is the bird. May I take your bird back to camp as my prisoner? Yes, yes, take it. And on the way, learn how to bark like a real dog. Oh, I can bark. And here's howling. Can we keep him, please, please, please? No. But it's a talking dog! It's just a weird trick or something. Let's get to the falls. Ti consiglio vivamente di guardare questo divertentissimo cartone animato, e cioè Up. È una storia che parla di amicizia, di avventura e anche un pochino d'amore. Non te ne pentirai. Il consiglio che io ti posso dare è quello di guardartelo la prima volta, se non l'avessi mai visto, in italiano e la seconda volta in inglese. Questo per permetterti di conoscere già la storia e di seguire in maniera più facile e magari concentrarti di più sulle strutture utilizzate nelle varie conversazioni. Ti assicuro che sarà un ottimo e divertente strumento per dare una rinfrescata al tuo inglese, oppure per imparare qualcosa di nuovo. Le mie lezioni sono anche su queste due piattaforme podcast, e cioè Spotify e Spreaker. Troverai tutte quante le mie lezioni in formato podcast, e cioè potrai ascoltarle quando non ti sarà possibile guardare uno schermo. E in questo modo terrai allenato sempre il tuo inglese. Io ti aspetto come al solito ogni martedì alle ore 21 qui su YouTube. See you next time! Bye bye!